Se vi ricordate, qualche video fa avevamo parlato della decisione dell'LPL di introdurre, ormai già da un anno, 2 anni forse addirittura, il tetto salariale, ovvero un compenso massimo, oltre a un minimo ovviamente, che i giocatori avrebbero potuto percepire nel campionato cinese di League of Legends. Secondo quanto riportato infatti da Leandro Gomis su Blix, giocatori come Knight arrivavano addirittura in precedenza almeno a percepire circa 6,6 milioni di dollari all'anno e più o meno altri 7 giocatori avevano un contratto che andava intorno ai 4,4 milioni di dollari. Con il salary cap, invece, i giocatori sono stati suddivisi in fasce, in base ai loro risultati e alle loro performance, con la fascia più alta che può guadagnare al massimo 1,5 milioni di dollari all'anno, ovviamente, sempre all'anno. Praticamente meno della metà, però, di quanto guadagnavano prima. Ora, sia chiaro, alcuni giocatori possono anche essere pagati di più. Ma in tal caso la squadra che opera questo stipendio maggiorato dovrà pagare una multa, il cui ammontare poi verrà suddiviso in parte tra tutte le altre organizzazioni, definiamole così, brave, virtuose, cioè quelle che hanno saputo spendere con parsimonia senza sforare il budget cap. La vera domanda che però bisognava farsi è: ma quanto guadagnano tutti gli altri giocatori, cioè i giocatori normali in LPL? Secondo quanto riportato su Twitter da QTBQ, che ha raccolto la traduzione di quanto detto dall'ex sub-jungler dei TES, Xiaopeng, un giocatore normale di LPL guadagnerebbe circa 2.700 euro al mese. A questo ovviamente vanno aggiunti sicuramente anche tutti i benefit di una gaming house, di vitto e alloggio e servizi vari che nella stramaggioranza dei casi sono già tutto pagato, per cui quella cifra è praticamente quasi netta, nel senso che non ci sono altre spese richieste per giocare. Facendo poi un rapido calcolo si arriva praticamente a una cifra di circa 32.400 euro all'anno. Questa però, ripeto, è il salario minimo che per regolamento ogni giocatore deve percepire. Poi si possono fare contratti anche più alti. Ora, si tratta di una cifra che in realtà sembra distante da quella che viene percepita da un giocatore in LEC, in cui ricordiamo che invece il salario minimo è 60.000 euro all'anno. In Cina, però, evidentemente è un salario più o meno equiparabile in termini di costo della vita. Considerate che un pasto semplice in Cina costa circa 20 yuan, ovvero poco più di 2,50 euro al cambio. Noi con 2,50 euro un pasto, se andiamo fuori, un pasto difficile da trovare, a meno che non sia un panino, pratico. Forse nemmeno più i panini forse costano 2,50 euro ormai, per dire. Nemmeno il McDonald's costa 2,50 euro, forse. Vabbè, andiamo avanti, forse il tosto, non so, andiamo avanti. Totalmente differente invece è la situazione, ad esempio, per l'LDL, cioè la seconda divisione cinese. Parliamo di circa 800 euro al mese per i giocatori di questa divisione, della Lega Cadetta. Una cifra che in qualche modo giustifica, fra le molte virgolette giustifica, perché fino a pochi anni fa ci siano stati così tanti casi di combine in Cina, cioè di match fixing, di mettersi d'accordo sui risultati di una partita, soprattutto appunto nella divisione inferiore, perché l'opportunità di poter guadagnare qualcosina di più, in particolare in una scena in cui c'è una grandissima concorrenza, ha fatto ovviamente ingolosire molti, tra cui voglio ricordarlo lo stesso Bo, l'attuale jungler dei Vitality, che nei suoi primi anni in Cina era rimasto invischiato, e infatti poi squalificato, in uno scandalo di match fixing. Fu proprio quel caso in particolare a convincere, tra l'altro, la Lega a far firmare ogni singolo giocatore un accordo per cui qualsiasi combine sarebbe stata punita con una cifra monstre di 675.000 euro. Una cifra che ovviamente chi guadagna appena 800 euro al mese potrebbe difficilmente permettersi, e significherebbe tra l'altro rinunciare a qualsiasi sogno di carriera, per cui diventa in questo senso un deterrente nel non fare delle combine, nel non partecipare a dei match fixing. Come sempre, io sono Francesco De Giovo Lombardo, il vostro esports reporter preferito. Benvenuti o bentornati a Tiki Taka Rift. Mi scuso personalmente con i Weibo Gaming per averla ovviamente qui
cursata, proprio li ho maledetti apertamente. Appena settimana scorsa, se vi ricordate, li avevo indicati come possibile mina vagante nei playoff dell'LPL, parlando comunque di un roster, The Shai, Karsa, Xiao Wu, avrebbe sicuramente potuto lottare per un posto all'MSI. E invece non fa nemmeno top 4. I Weibo infatti hanno perso il loro primo turno contro quella che invece è probabilmente la vera sorpresa di questo Spring Split ai playoff, i Bilibili Gaming. Arrivati quinti nella classifica generale della regular season, finora hanno fatto fuori gli RNG e poi i Weibo, portando poi addirittura i JDG, a tutti gli effetti il super team delle quest LPL, al quinto game, salvati di fatto da una prestazione fuori di testa di Ruler. Ma chi gioca in questi Bilibili? Abbiamo Bin, se vi ricordate, un giocatore che non ha mai impressionato più di tanto, ma che comunque ha conquistato all'MSI 2022 con la maglia degli RNG in finale contro i T1. Non solo, anche ovviamente lo split dell'LPL nello Spring 2022. Poi c'è Yagao, proprio l'ex dei JDG, con cui ha vinto l'LPL Summer 2022 e partecipato ai Worlds l'anno scorso. Ma al di là di questo, sono in realtà nomi abbastanza nuovi, Chun, On e soprattutto Elk, che contro i JDG, tenetelo d'occhio questo giocatore, perché contro i JDG ha forse per la prima volta mostrato tutto il suo potenziale finora inespresso. Io vorrei tantissimo vederlo all'MSI. Al di là se la sorpresa saranno effettivamente i Bilibili oppure no, la top 4 dell'LPL è comunque conclusa con JD Gaming, ADG, Bilibili, appunto, e gli OMG, altro team composto da giocatori misconosciuti ai più. Due di queste saranno le squadre qualificate all'MSI 2023, ma soprattutto, ancora una volta, l'LPL dimostra di essere una lega che sa rinnovarsi ogni anno portando nuovi giocatori, nuovi talenti e nuovi fenomeni all'attenzione di noi comuni mortali e, si spera, della comunità internazionale. Finale Spring Split 2022, finale Summer Split 2022, finale Winner Bracket Spring Split 2023. Nell'ultimo anno e mezzo, T1 e GG si sono sfidate per ben 3 volte in una serie Best of 5, con uno score al momento di 2-1 per i T1. Presto, però, potremmo avere il quarto incontro, vista l'introduzione del Double Bracket nel CK da questo split. E questa volta sarebbe addirittura la terza volta negli ultimi 3 split che il titolo viene deciso da una sfida proprio fra T1 e Gen.G. A separare questa eventualità dall'accadere sono i KT roster, che ricordiamo sono stati capaci di portare a Game 5 proprio T1, mentre gli Anomalife sono stati eliminati. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che i KT roster nella regular season hanno vinto sia all'andata che al ritorno contro i GNG, entrambe le volte per 2-1. Quindi, nonostante adesso si tratti di una best of 5 e quindi qualcosa cambierà sicuramente, guardando i precedenti di quest'anno, i KT appaiono come favoriti di questa finale di Loser Bracket. Ad attendere il vincitore ci saranno ovviamente i T1 in finale per il quarto split consecutivo dal Summer 2021. Non solo, i T1 sono anche la prima squadra dell'LCK qualificata per l'MSI 2023. Ed entrambe le squadre coreane, voglio ricordarlo, in virtù della vittoria di una squadra dell'LCK allo scorso mondiale, partiranno direttamente dal group stage all'MSI, dalla fase, diciamo, principale. Prima di salutare l'LCK e salutarci noi, però, una piccola curiosità proprio sulla Lega coreana. In questi playoff LCK c'è stato un campione che è stato sempre bannato in tutti e 25 i game disputati finora. Questo ci fa pensare che continueremo a non vederlo. Si tratta di Annie, il cui recente rework l'ha resa un pick di grande interesse per le squadre, oltre che in solo queue, ovviamente. Nonostante quell'hotfix, se vi ricordate, che era uscito qualche giorno dopo l'aggiornamento del campione. Come ha raccontato tra l'altro Davide Shu su Dot Esports, la sua forza più grande è soprattutto quella di essere un flex pick per 2 ruoli, perché puoi utilizzarlo sia come mid laner che come support. Può essere tranquillamente blind pickata anche in prima rotazione, te la prendi, te la metti in saccoccia, te la porti a casa e poi successivamente, a seconda di come va la draft e di come tu vuoi indirizzare la draft, la vai a posizionare dove ti torna meglio per il tuo team.
oltre al fatto che ovviamente ha uno degli stun, degli stordimenti ad area più potenti di tutto il gioco. Devi essere abbastanza vicino di range, ma effettivamente è uno stun potentissimo. Ed è una meccanica che troverà sicuramente un serio avversario, ad esempio in Milio, l'ultimo campione di League of Legends, che con la sua ultimate, ricordiamolo, può togliere ad area tutti i crowd control, suppressi inclusi, occhio. Peccato però che in competitivo non vedremo Milio prima del Summer Split. Come anticipato, sto cercando e cercherò di continuare a portare contenuti su LPL ed LCK, magari non sempre di natura competitiva, anche se quello non mancherà mai l'aggiornamento su come stanno andando i campionati, ma a volte anche qualche curiosità che ci aiuta magari a capire qualcosa di più su queste due leghe che appaiono molto spesso, per molti, anche così lontane. E ovviamente appena conosceremo i nomi delle quattro squadre che parteciperanno all'MSI, le andremo ad analizzare nel dettaglio. Per il momento vi ringrazio enormemente per avermi ascoltato e seguito fin qua. Un abbraccione a tutti e a tutte. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle uscite dei prossimi video e fatemi sapere nei commenti chi sono le vostre favorite per la vittoria in LPL ed LCK. JDG e T1 hanno già la vittoria in tasca? Alla prossima e buoni sports a tutti. Ciao!